Coach Belfiore, ieri il settore giovanile ha raggiunto buoni successi nelle partite infrasettimanali. Sì, continua il percorso dell'under 16, dell'under 14, dell'under 13, dell'esordiente. Ormai diciamo siamo un po' spalmati su tutte le categorie. Stiamo portando avanti questo progetto ormai da più di 2 anni. I risultati sono visti già l'anno scorso, quest'anno continuiamo a lavorare forte. Sembra insomma che il percorso prosegue, quindi siamo molto molto contenti di questi risultati. Quanto è importante coltivare queste giovani atlete per poi riuscire a trarne qualcuna per la prima squadra? Beh, questo lo posso dire un po' per esperienza, perché vengo da una società dove ho lavorato per tanti anni, che è la Dike, dove il lavoro del settore giovanile ha portato poi giocatrici in prima squadra. Questo è importante sotto tutti gli aspetti, innanzitutto perché una società come Castellammare, a mio parere, non può prescindere dall'avere un settore giovanile di livello, sia per un discorso strettamente organizzativo, è importante avere sempre un vivaio e un ricambio di atlete, sia perché con il mercato che c'è oggi, la possibilità di portare in un futuro 2-3 persone in prima squadra con risultati importanti è impagabile, e quindi voglio dire, bisogna lavorare assolutamente in funzione dell'inserimento di atlete locali nella prima squadra. Quindi una fidelizzazione alla squadra e quindi alla maglia, ma anche dal punto di vista sociale. Sì, perché comunque la pallacanestro rimane uno sport di squadra e soprattutto uno sport alla portata di tutti, che deve occuparsi non solo strettamente di quello che è l'aspetto agonistico, ma anche e soprattutto dell'aspetto educativo, no? Partiamo dal mini basket, ma lo stesso settore giovanile è una scuola di vita oltre che una scuola di pallacanestro, si impara a stare con persone diverse, di culture diverse, con modi di pensare diversi all'interno di una serie di regole di gruppo, quindi io penso che sia educativo a 360 gradi, tanto dal punto di vista, diciamo, motorio, strettamente motorio, quanto dal punto di vista della crescita personale dei bambini e delle bambine che alleniamo. Tornando alla prima squadra, sabato si incontra Bologna fuori casa, una trasferta difficile per entrambe le squadre però. Sì, è un altro scontro importante per noi in questo lungo percorso che è questa seconda fase di campionato. Abbiamo incontrato in queste prime giornate tutte le prime della classifica, a parte la Spezia, quindi veniamo da un calendario piuttosto complesso, dal quale forse saremmo potuti uscire con 2 punti in più, a mio parere, con una vittoria in più, con un po' più di fortuna e con un po' più di sagacia nella gestione delle partite, però siamo assolutamente in corsa per il nostro obiettivo e soprattutto concentrati settimana dopo settimana nell'affrontare quelle che poi in fondo saranno 7 finali, 7 partite, ma 7 finali, tutte estremamente importanti, tutti scontri diretti, quindi fortunatamente siamo in una posizione che ci permette di essere artefici del nostro destino.